I riscontri sono assolutamente positivi, direi non solo per la stagione estiva, ma dal primo di gennaio arrivare ad oggi abbiamo un riscontro estremamente positivo, non solo per l'aumento delle presenze turistiche che complessivamente nella nostra provincia si attestano su un più 100%, ma per la presenza di turisti stranieri, quindi c'è un ritorno importante, siamo oltre il 75% di aumento rispetto al 2021. Certo, il 2021 era l'anno del Covid e quindi gli stranieri non si sono visti. Ricordo però che anche quest'anno, fino al mese di maggio, c'erano le restrizioni per l'accesso in Italia dei turisti stranieri. Solo in Italia, per venire in Italia, bisognava fare o quarantene o comunque avere fatto la terza dose dei vaccini, mentre in altri paesi non c'erano queste restrizioni. Quindi il fatto che oggi abbiamo questo importante ritorno di stranieri è un buon segnale, non solo perché abbiamo un luglio, ad esempio Pesaro, Fano e Gabice non si trovano camere, ma è un buon auspicio per la prosecuzione dell'anno, perché io ricordo sempre che il nostro obiettivo è quello di ragionare su un turismo 365 giorni. Quindi è andata molto bene per i borghi, è andata molto bene per Urbino, è andata molto bene per Mondavia, è andata molto bene per Fossombrone, molto bene, anzi direi moltissimo bene se si potesse dire per Gradara. Le località balneari stanno avendo un riscontro estremamente positivo. Noi stessi in questi giorni abbiamo un press tour con la stampa nazionale, non abbiamo trovato camere disponibili a Pesaro, quindi questo la dice lunga. Però è un mese, è un periodo dell'anno, speriamo che continui questo andamento e che purtroppo l'aumento dei dati negativi del Covid, anzi positivi del Covid, non implichi un blocco di questi che sono al momento risultati molto importanti.